benvenuti a tutti. Intanto, grazie per aver avuto voglia di partecipare a questo secondo appuntamento di Romagna Andata e Ritorno, che è un format che quest'anno abbiamo voluto allargare a tutta la Romagna e che probabilmente già dall'autunno, quindi da dopo l'estate, se non dall'inizio del nuovo anno, diventerà un format emiliano-romagnolo, quindi regionale. E oggi proseguiamo con Forlì. E lascio la parola a Silvia e do il benvenuto a tutti voi, ad Alice in particolare. Grazie Eleonora, piacere Alice, ci siamo solo sentite al telefono e sono molto contenta di intervistarti perché anch'io ho fatto studi internazionali a Forlì, quindi ci mi sento in qualche modo legata alla tua storia. E, allora andiamo avanti, una mezz'oretta, massimo 40 minuti, facciamo una chiacchierata, poi dopo lasciamo spazio alle curiosità e alle domande dei ragazzi, perché alla fine questo incontro è per loro. Allora Alice, adesso vivi e lavori a Bruxelles, alla rappresentanza italiana della NATO, sei stata appunto all'ufficio Medio Oriente del Ministero degli Affari Esteri, sei stata all'ambasciata italiana ad Algeri. Facciamo un po' un passo indietro, no? E, guardando un po' alla tua storia di adolescente, ecco, c'è stato un momento magari durante le superiori o anche le medie, non so, in cui ti sei accorta, hai capito che avresti voluto prendere questa strada della carriera internazionale. Grazie, grazie mille Silvia, grazie a tutti quanti per questa occasione. Sono veramente molto contenta e veramente è un'occasione speciale, importante perché io non sono forlivese, sono marchigiana di origine, ma ho studiato appunto Forlì e per me Forlì è fondamentale per la mia crescita umana, personale. Ovviamente poi per quello che è stata la decisione di intraprendere un certo tipo di carriera. Però appunto, arrivando alla tua domanda, non lo so se c'è stato un momento particolare. Quello che mi ricordo, che so, è che ho sempre avuto diciamo un interesse o comunque l'idea che a un certo punto avrei voluto fare una carriera internazionale. Non avevo ovviamente da adolescente chiaro il percorso, però ho sempre avuto, diciamo, questa come forte aspirazione. Infatti questo mi ha portato poi a scegliere la facoltà di Scienze Internazionali e Diplomatiche, e all'epoca penso fosse veramente aperta a tutti i tipi di possibilità di carriere internazionali: la cooperazione internazionale, le organizzazioni internazionali, la diplomazia era una di queste, ma ovviamente non era l'unica, però una forte motivazione verso la carriera internazionale, assolutamente sì. E poi il percorso si è sviluppato pian piano, grazie all'università, grazie alle esperienze che l'università mi ha permesso di fare. Devo dire, su questo voglio veramente porre tantissimo l'accento, perché Forlì è stata una realtà importante anche per il suo altissimo livello di internazionalizzazione. Io ho fatto una gran parte del mio percorso all'estero, anche studiando a Forlì, grazie alle borse di studio e ai percorsi appunto di scambi che venivano offerti, e poi ai tirocini, agli altri percorsi formativi, ai contatti con i professori. Quindi piano piano ho potuto mettere insieme i pezzettini che dopo la laurea mi hanno portato a dire: vabbè, proviamo a fare il concorso. E per fortuna è andata bene, quindi insomma. Ok. Ecco, invece durante i tuoi studi a Forlì, lì hai avuto una sorta di illuminazione, magari a volte c'è un professore che ci indica la via, un esame, un incontro, c'è stato un momento rivelatorio o anche qui è stato un percorso step by step? Devo dire tanti, tanti, posso nominarne alcuni che mi hanno formato a prescindere poi dalla scelta, ma sicuramente mi hanno dato una forte direzione. Menziono la professoressa Giuliana Laschi, perché è anche il motivo per il quale sono qui oggi, ed è veramente, secondo me, è stata l'esame di storia e le relazioni internazionali è stato un'illuminazione, effettivamente, in questo senso. Il rapporto con lei e tutte le altre esperienze che, grazie al punto, ho potuto fare, e poi sicuramente tutti gli altri percorsi di teoria delle relazioni internazionali, in particolare voglio la professoressa Emiliani per storia delle relazioni del Medio Oriente, perché è stata all'inizio una forte direzione che ho preso proprio anche nella tesi di laurea, nella ricerca all'estero. Ho passato
più di un anno da Amman in Giordania, quindi è lì ho fatto il tirocinio Mai Crui. Ecco, sicuramente il tirocinio Mai Crui, che adesso si chiama Mai Ci Crui e ancora esiste, è la possibilità per gli studenti universitari di fare un periodo di tirocinio nelle ambasciate o nelle rappresentanze all'estero, per me è stata un'esperienza che mi ha permesso di capire in maniera più concreta che significa, cosa significasse fare il lavoro di un diplomatico in un'ambasciata in quel caso, ed è stata un'esperienza estremamente importante per provare per capire che potevo, volevo, avrei voluto provare a fare il concorso per poter intraprendere questo tipo di carriera. Però devo dire che tutto il percorso di studio è stato abilitante in questo senso, sia per le conoscenze che sono estremamente vicine poi a quelle del concorso, sia proprio per la forma mentis e per questo approccio all'internazionalizzazione che apre a moltissime carriere. I miei compagni all'università fanno delle cose molto diverse, tutte estremamente interessanti, però sicuramente è molto rilevante anche per quella diplomatica. Ecco, due cose le diciamo su questo famoso concorso. Io quando studiavo scienze internazionali si dicevano delle cose immonde su questo concorso, impossibile, no? E forse era una diceria, un luogo comune, non lo so, te lo chiedo. Per te quello è stato uno scoglio molto faticoso o appunto, come un po' accennavi, eri in qualche modo già instradata, preparata, insomma c'era già un bagaglio di competenze strutturato? Questo che ho fatto era sicuramente una base molto importante. Poi il concorso è un tipo di studio molto specifico, molto molto duro, e quindi poi bisogna studiare per quello tanto. non vedo altre ricette rispetto a... Però la base di studi è stata sicuramente un elemento veramente importante, quello, e le esperienze fatte anche all'estero, perché comunque credo che il bagaglio anche personale sia una cosa che poi, anche se non immediatamente visibile in un concorso pubblico come quello, che poi è molto complesso e nozionistico, però comunque in qualche modo si può riflettere sul modo in cui la persona approccia le cose. Però il concorso è un concorso estremamente specifico che va preparato nel merito poi, però su materie che sono di base, le materie che comunque fanno parte del percorso di scienze internazionali e diplomatiche, quindi questo sicuramente è stato di grande aiuto. Però poi c'è stato bisogno di un anno intero di studio dedicato solamente a quello. E io, grazie al fatto che ho veramente studiato tanto, mi sono preparata, la preparazione l'ho fatta a Roma, alla SIOI, la Società per gli Studi Internazionali, che è abbastanza specializzata nella preparazione dei concorsi, c'è un master apposito per questo, però e poi probabilmente insomma, anche una base di fortuna che credo che in tutto nella vita c'è sempre, però grazie a veramente un anno in cui ho fatto solo quello, solo studiato per il concorso, sono entrata al primo tentativo. Cioè, non bisogna comunque scoraggiarsi, perché non è assolutamente facile, può provare fino a 3 tentativi, e se è una cosa che qualcuno vuole, che fa parte appunto del sogno del cassetto di carriera delle persone che ci ascoltano, consiglio di assolutamente di provare con tenacia, anche se è dura, è difficile, però se è un sogno ne vale sicuramente la pena, di una carriera estremamente interessante. Perfetto. E ci racconti un po' più nel concreto di cosa ti occupi adesso, e magari guardando un po' agli anni più recenti, insomma, magari com'è stata la tua vita ad Algeria, l'ambasciata italiana ad Algeria, di che cosa ti occupavi, ma anche degli aspetti un po' più di quotidianità, no? Com'è la vita di un'italiana ad Algeria? Allora, adesso io sono la rappresentanza permanente presso il Consiglio Atlantico, quindi alla NATO, quindi nella delegazione che rappresenta l'Italia alla NATO, insieme agli altri 29 alleati, in totale i 30 alleati, diciamo, le attività sono principalmente a supporto dell'organo permanente di consultazione e di decisione, che è il Consiglio Atlantico, in cui siedono gli ambasciatori, i rappresentanti permanenti che rappresentano i 30 paesi, e quindi il Consiglio Atlantico prende decisioni, ma sulla base della preparazione dei lavori fatti da tantissimi comitati, ognuno con le sue determinazioni,
problemi diversi, però comunque il lavoro di rappresentanza è in gran parte a supporto del processo decisionale alla base poi appunto dei lavori del Consiglio Atlantico. Ed è un lavoro diplomatico per eccellenza, è un lavoro multilaterale, quindi un lavoro di negoziato con gli altri paesi per arrivare a delle posizioni comuni. Il processo decisionale della NATO è basato sulla regola del consenso, che è estremamente interessante perché il consenso è un movimento di tutti verso diciamo un punto di comune di arrivo. È diverso da altri processi decisionali che basati su processi basati sulla maggioranza o con o poteri di veto, insomma questo è una continua ricerca di un punto comune, è estremamente interessante ed è veramente forse un po' l'essenza poi di quello che si pensa certe volte del lavoro diplomatico, anche appunto basato sul negoziato, sulle relazioni con gli altri paesi, sulla necessità di trovare appunto dei compromessi che poi sono per il bene di tutti, ed è estremamente interessante. La cosa interessante della carriera diplomatica è che la carriera diplomatica in sé, la possibilità di fare tanti tipi di lavori estremamente diversi tra loro e tutti veramente qualificanti e interessanti, quindi non ci si reinventa sempre in una posizione diversa e a cicli di cambiamento di posizione ci si ritrova a fare veramente cose diverse ed è un arricchimento estremo, credo che sia veramente una delle cose più interessanti oltre alla proiezione esterna internazionale che si ha. E il lavoro in un'ambasciata bilaterale dipende molto dall'ambasciata, ma è completamente diverso da questo. Posso parlare per l'esperienza d'Algeria, un lavoro in cui si rappresenta il paese nei rapporti bilaterali con un altro paese, soprattutto anche occupandosi dei cittadini italiani che sono appunto in quel paese. In particolare in un'ambasciata come quella d'Algeria ho seguito un po' tutti questi filoni perché assistevo l'ambasciatore nella parte delle relazioni politiche, quindi facevo analisi politica, contatti con le autorità bilaterali per tutte le questioni appunto più politiche. Poi facevo anche appunto, ero il capo della cancelleria consolare, quindi mi occupavo dell'assistenza con nazionali, una cancelleria consolare eroga una serie di servizi veramente numerosissimi che spaziano dallo stato civile all'erogazione dei passaporti, visti per i cittadini stranieri che devono andare in Italia, ma anche funzioni di giudice tutelare per in alcuni casi, insomma funzioni notarili in altri casi, funzioni semiprefettizie in caso di voto all'estero, quindi è veramente un'esperienza veramente estremamente interessante, molto molto formativa e soprattutto devo dire forse non c'è la percezione, abbastanza la percezione di quanto sia importante avere una rappresentanza all'estero e dei vari piani su cui una rappresentanza all'estero lavora, anche con tante complessità, però è un lavoro che poi dà molta soddisfazione perché nel contatto quotidiano con i cittadini poi ci si trova veramente a trattare casi molto concreti e quando si può risolvere anche dei problemi molto concreti, a cercare di risolverli, e questo dà veramente una grande soddisfazione e dà il senso anche della missione a cui siamo chiamati, quindi assolutamente è stata un'esperienza molto qualificante. Per la vita quotidiana, Algeria è una città meravigliosa, è una città insomma complessa, con le sue complessità, ma devo dire che è stata... Io ho un legame molto forte per i miei 4 anni e mezzo passati in Algeria, quindi non posso che... È un pezzo, diciamo, è un paese che mi è entrato assolutamente, fa parte poi di me ormai, perché è indissolubilmente legato alla mia formazione, insomma, per le persone conosciute, per il lavoro fatto. E poi io comunque ho avuto 2 bambini in Algeria, quindi anche personalmente diciamo che è stato... È un paese che avrà sempre un posto speciale per me. Mi leggo a questa cosa dei tuoi bambini perché, non so, te lo chiedo, ma forse nell'immaginario comune, diciamo, la carriera diplomatica è più associata ancora agli uomini. Credo, dimmi se qualcosa è cambiato in questi anni. 10 anni fa noi l'associavamo agli uomini. Ecco, invece tu sei l'esempio che, insomma, si possa fare comunque, addirittura hai fatto 2 figli, insomma... È una questione, diciamo, che ti eri posta anche tu quando avevi l'età dei ragazzi che ci stanno ascoltando, questa di poter fare questo tipo di mestiere, ma di comunque poter formare una famiglia
E qual è la grande difficoltà? Perché anch'io me lo chiedo, insomma, immagino che ci si debba spostare ogni tot anni e questo comporti comunque, no, delle difficoltà. Ci racconti come stanno le cose sia a livello di immaginario che appunto come è andata a te? Sicuramente l'immaginario è un immaginario che parte da una situazione che è molto simile a quella che descrivi. Negli anni la cosa è cambiata, sta cambiando, devo dire, il numero di donne che entrano in carriera è sempre più alto. No, nel mio concorso eravamo quasi la metà, che è stato penso uno dei grandi picchi ed è stato un traguardo importante. Ovviamente non c'è nessuna... non c'è nessuna discriminazione in accesso su questo, ci mancherebbe. Probabilmente per tanto tempo c'è stata proprio un'autolimitazione dovuta al tipo di formazione, che adesso non c'è più. Infatti io non credo di essermi mai posta la questione se avessi potuto farlo in quanto donna. Non credo che sia mai stata una questione che ha orientato la mia scelta, perché penso che comunque la generazione a cui appartengo è una generazione diversa la nostra, che è abituata, insomma, è stata abituata a pensare che non c'erano, che non avrebbero dovuto esserci ostacoli, almeno, a non vedersi come in un contesto di ostacoli. Poi ovviamente questo si accompagna alle difficoltà oggettive che esistono in questo campo come in tanti altri, e che ancora devono essere affrontate in maniera strutturale, con delle politiche trasversali in qualche modo di assistenza o di aiuto alla conciliazione tra il lavoro e la famiglia, che per quanto mi riguarda non vedo solo come una questione di genere, ma vedo proprio come una questione più generale, perché il mio compagno ha le stesse aspettative di possibilità di conciliazione che ho io per quanto riguarda la sua volontà di essere vicino ai figli. Quindi è una cosa che vede in maniera trasversale, ovviamente, proprio una donna, soprattutto nel primo periodo con la gravidanza e nel primissimo anno di vita dei bambini, ci sono anche necessità maggiori che dovrebbero essere prese in considerazione. Io penso che da una parte, rispetto a tante mie coetanee, mi sento fortunata, perché ovviamente sono protetta in quanto appunto dipendente pubblica, sono protetta dalla legge, quindi non c'è stato mai nessun tipo di dubbio rispetto al fatto il fatto di avere figli fossero strutturalmente incompatibili con il lavoro. Ovviamente quando si fa un lavoro di carriera c'è un problema di equilibrio che esiste, che sul quale non so dire qual è la soluzione, su cui si cerca di trovare una soluzione quotidianamente per riuscire a mantenere questo equilibrio. Per quanto mi riguarda, ovviamente il fatto di essere lontano comunque dal sostegno familiare diretto immediato, ad esempio dei nonni o di qualsiasi rete, diciamo, sociale familiare più vicina, e dall'altra parte sì, questo continuo spostamento sono gli elementi che hanno un impatto sulla vita personale, non solo per quanto concerne la famiglia, ce l'hanno in generale, però è una scelta che comunque è molto cosciente e allo stesso tempo ci sono anche tanti elementi positivi di questa scelta, non da ultimo il fatto che i bambini sono esposti comunque a un ambiente estremamente stimolante, internazionale, a lingue diverse, quindi comunque sono veramente in tutte le difficoltà che ho avuto io e quelle che ci sono in maniera diversa in tutti i tipi di lavori, penso, quindi non mi sento di essere in una situazione più difficile di altre, assolutamente no. Ok, Alice, visto che parliamo ai ragazzi, ecco, ci sono secondo te, cioè ci vogliono delle caratteristiche personali di base per accedere a percorsi e carriere simili alla tua? Qual è, diciamo, c'è una sorta di, adesso la dico così, un identikit della persona adatta comunque a lavorare in contesti come quelli in cui hai operato e operi tu? No, non credo che ci sia un identikit, penso che
penso che sicuramente c'è bisogno di una forte curiosità, una forte propensione a conoscere l'arte, una forte propensione a mettersi anche molto in discussione, a uscire da, sicuramente a uscire da alcune comfort zone, a volersi una forte voler uscire e cambiare paese ogni 4 anni è sicuramente una cosa che bisogna mettere in conto quando si fa questa scelta, quindi con tutti poi comunque i caveat del caso, perché poi una carriera, come dicevo, flessibile, però di fatto una carriera si sceglie di spostarsi, di stare all'estero, di relazionarsi permanentemente con altri con altre culture, con altri contesti, quindi penso che sia più questa propensione a questo che sia un po' un prerequisito, se no è difficile che anche si scelga questo percorso. Per il resto penso che, per come tutte le cose, ci vuole una grande passione, quella penso che sia importante, si vede, e soprattutto e per questo in particolare poi una forte preparazione e un po' abnegazione che però corrisponde anche a tanti altri percorsi, quindi per questo in particolare devo dire sicuramente la curiosità è fondamentale. Bene, ascolta, in questo altalenare di luoghi e di tempi, no? Quindi è una vita molto in evoluzione, e tu come vedi, cioè, quando pensi al tuo futuro, cioè, riesci a immaginare delle cose, dei luoghi, oppure, come dire, è un lavoro che ti invita a stare molto di più sulla dimensione del presente? Non ad oggi ci sono delle cose che posso immaginare perché sono standardizzate nel processo, quindi io so che tra circa un anno e mezzo dovrò rientrare a Roma, quindi dovrò fare un altro periodo al Ministero degli Esteri, che è comunque importante perché è un lavoro ancora diverso ma necessario. E per quanto riguarda poi il futuro successivo, so che dove non ne ho idea, perché non dipende solo da me. Per quanto riguarda le prospettive di carriera, ovviamente chi fa questo tipo di lavoro aspira a diventare ambasciatore, quindi ecco, il sogno nel cassetto è che un giorno di potercela fare in quel senso, però per il momento testa bassa, si lavora sul presente, che è quello che bisogna fare assolutamente. Senti, visto che hai parlato di sogno nel cassetto, immagino che dentro questo sogno nel cassetto, però dimmi tu se è così, ci siano associati al sogno nel cassetto dei paesi, cioè delle zone in cui piacerebbe lavorare, e allo stesso tempo ci sono dei paesi in cui uno dice no, io lì non ci andrei, non ci andrò mai. No, penso che proprio, ecco, forse una caratteristica dovrebbe essere una grande apertura su questo. Io penso che su quello vedo vedo veramente il mondo come una grande opportunità, e tutte le sedi come delle sedi estremamente interessanti, ovviamente a seconda, a un certo punto, le necessità personali del momento della carriera, però non ho assolutamente nessuna preclusione su questo. Fantastico. Dimmi, scusami, mi ho interrotto. Non ho, per il momento sono molto felice delle due esperienze, quell'esperienza che ho fatto e quella che sto facendo, penso molto diverse ma estremamente complementari, ma sono molto aperta a quello che sarà per il futuro, anche perché, ripeto, non dipenderà solo da me, quindi lo so. Assolutamente. Ascolta, visto che qui parliamo di andate e di ritorni, appunto dicevi che sei marchigiana, ma comunque sei, diciamo, una forlivese d'adozione, diciamo così, tu al momento hai ancora legami con Forlì? Cioè al di là del legame, diciamo così, emotivo, hai modo di sentire, non so, persone, compagni, professori con cui hai avuto a che fare nei periodi appunto dell'università? Assolutamente, sono in contatto con i professori più con cui poi ho avuto delle relazioni più strette, anche perché hanno per esperienza, perché mi hanno accompagnato nelle varie tesi, e ho rivisto recentemente un professore, sono in contatto con altri, e ho veramente, insomma, io sento di essere molto legata all'esperienza forlivese, e soprattutto quella accademica, che è stata la mia esperienza forlivese, quindi è un'esperienza in cui mantengo dei legami, e soprattutto
una cosa estremamente interessante dell'esperienza forlivese è che, almeno nei miei anni, ha creato una comunità di studenti. Quindi c'è un forte legame tra tutti i forlivesi, in senso universitario, in giro per il mondo, e alcuni sono anche rimasti poi, tra l'altro, a Forlì o comunque in Emilia Romagna. Quindi c'è una sorta di comunità di appartenenza a quell'esperienza del SID, che rimane tuttora assolutamente. Quindi no, il legame è forte, è presente, purtroppo è da un po' che non vado fisicamente a Forlì, però il legame è assolutamente fortissimo, è presente. Alice, io ti chiedo per una l'ultima cosa, poi lascio lo spazio ai ragazzi, poi dopo magari insomma vengono fuori altri aspetti. Se tu guardi, diciamo, ti guardi un attimo indietro, guardi la tua carriera finora, ci sono stati dei momenti invece di scoraggiamento in cui hai detto mamma che fatica, ma chi mi ha fatto fare di fare sta roba, insomma. E invece al contrario ci sono state, magari se ci racconti una tua soddisfazione, un momento di massima soddisfazione che hai provato. Piccoli scoraggiamenti, sì, sicuramente sarei, mentirei se dicessi di no, ma ne ho mai arrivato a dire chi me l'ha fatto fare, no, mai. Mai, perché veramente è anche una forte, c'è anche un forte senso di missione per fare questo tipo di lavoro, non da ultimo, perché poi rappresentiamo il nostro paese, quindi c'è un doppio senso di missione. Che penso che sia abbastanza fondamentale per poi andare avanti anche rispetto a delle oggettive difficoltà anche logistiche o comunque che ci sono nella vita, che ci sono in tutti i lavori. Per quanto riguarda il momento più, ci sono stati tanti momenti, però immediatamente cioè, pensandoci così, mi viene in mente forse il momento che mi viene in mente immediatamente è quello, cioè, una volta ad Algeri ho dovuto aiutare coordinare l'organizzazione di un rimpatrio sanitario d'emergenza di una bimba che aveva avuto purtroppo una grave sorta di ischemia, quindi doveva assolutamente rientrare. È andata a buon fine, e, insomma, è stata una cosa complessa, ma difficile, ma estremamente bello poter essere stato una piccola parte della possibilità di permettere che lei poi ricevesse le cure adeguate e superasse una fase veramente difficile. Poteva anche portare alla non sopravvivesse. Quindi è stata veramente un'esperienza molto forte, molto intensa, e che mi rimarrà sempre come un'esperienza. In realtà questo racconto che hai fatto mi ha fatto venire in mente un'altra cosa da chiederti, perché magari si immagina sempre la persona che fa la carriera diplomatica come un po' staccata dalla vita delle persone, no? Cioè che sta lì nei suoi piani alti, nei suoi uffici. In realtà quello che hai raccontato adesso ci dà un altro risvolto, no, della medaglia. In realtà magari cioè, si incide sulla vita della gente, non lo so, dillo tu, insomma, raccontacelo tu. Non, senza avere la pretesa, nel senso, insieme con un lavoro di squadra, di coordinamento di tantissime amministrazioni, tantissimi enti, tantissime persone che lavorano, quindi assolutamente un lavoro molto più concreto e molto più incisivo di quello che si tende a pensare nell'immaginario collettivo. Credo che piano piano questo immaginario collettivo si stia evolvendo, però forse non ancora abbastanza. E forse anche, insomma, sta a noi comunicarlo in maniera migliore, e però il lavoro principale, alla fine, l'esempio principale è quello concreto di quello che si fa sul campo, perché poi alla fine nelle ambasciate si sta veramente sul campo con risorse spesso anche limitate, che è comunque un elemento importante, perché questo comunque limita la capacità di azione, però si fanno tante, assolutamente appunto, ripeto, il lavoro consolare è il più facile da menzionare, perché immediatamente ha un impatto immediato nella vita delle persone, ma se penso a tutti i colleghi che seguono 24 ore su 24 casi estremamente delicati, che vanno da
appunto connazionali che hanno gravi problemi di salute, rimpatri sanitari, d'urgenza, minori contesi, ce ne sono tantissimi purtroppo, connazionali in prigione, ovviamente nel rispetto della sovranità del paese in cui si è, spesso e volentieri c'è un'idea che poi appunto la rappresentanza possa risolvere i problemi, non lo può fare perché lavora in un contesto che è di per sé comunque è quello che è stabilito dal paese in cui si sta, però in quel contesto c'è un lavoro all'acre quotidiano e veramente quotidiano e costante di lavoro, di assistenza su tutti i fronti e molto 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 concreto. Una rappresentanza è a disposizione 24 ore su 24 con dei canali appropriati per poter fare nel suo mandato quello che è necessario nel caso in cui ci siano le urgenze e poi nelle situazioni quotidiane di servizi essenziali che comunque di cui connazionali hanno bisogno. Quindi assolutamente è così, oltre alla dimensione dell'assistenza alle imprese, che è un'altra dimensione di cui non mi sono occupata ancora nella mia carriera direttamente, ma una dimensione fondamentale e che ha un impatto proprio economico anche sulla proiezione del paese, sulla capacità di alcune imprese di entrare nei mercati esteri. Quindi è un lavoro estremamente concreto anche questo è importante. La dimensione di promozione culturale, che comunque anche quella ha tutto un impatto molto molto importante sull'immagine del nostro paese, sulla promozione di una cultura unica, della lingua italiana attraverso gli istituti di cultura e poi anche la dimensione politica non ha non si vede immediatamente qual è l'impatto, ma ovviamente è la base della politica estera, quindi difficilmente si può fare a meno anche di questo elemento. Quindi assolutamente sì, è molto meno astratto di quello che si pensi e certe volte personalmente anche di fronte a dei casi complicati con anche umanamente, insomma, l'assistenza con nazionali per me è stata personalmente un'esperienza che mi ha veramente segnato molto, perché ho affrontato delle situazioni diverse e anche umanamente difficili, ma quando si è potuto fare qualcosa, come nel caso che ho descritto, è stata una soddisfazione enorme. Molto bello quello che hai raccontato, grazie. Allora io mi taccio e lascio la parola ai nostri futuri, chissà. Abbiamo già una domanda. Allora Alice, evidentemente una giovanissima ti fa una serie di domande legate alla carriera diplomatica. Allora la prima è la differenza tra ambasciata e consolato. E collegata a questa, se lei volesse fare un tirocinio, quale dei due consiglieresti? Allora, l'ambasciata è il luogo che rappresenta un paese, in questo caso l'Italia, nel paese ospite, e l'ambasciatore è il rappresentante dell'italiano e direttamente inviato dal Presidente della Repubblica, perché rappresenta appunto lo Stato italiano, e infatti le lettere credenziali, che sono quelle che presentano l'ambasciatore come inviato del paese presso l'altro paese, sono firmate dal Presidente della Repubblica, quindi rappresenta tutte le istituzioni dello Stato italiano al più alto livello, e quindi è l'inviato dello Stato italiano nel paese ospite. Il consolato dipende, perché un'ambasciata può avere al suo interno un ufficio consolare che gestisce appunto la comunità italiana in quel paese, quindi gestisce tutte le necessità della comunità italiana per tutte le funzioni che ho descritto prima. Oppure in un paese ci può essere anche un consolato separato dall'ambasciata in cui il console proprio svolge la funzione di assistenza ai connazionali. Il fatto che il consolato sia o no staccato dall'ambasciata dipende tendenzialmente dalla grandezza della comunità
in quel paese e quanto grande deve essere l'ufficio consolare in qualche modo, e il console può anche essere dislocato, ci possono essere più consolati in un paese a seconda delle comunità italiane presenti nel paese. Ad esempio negli Stati Uniti ci sono vari consolati, però tutti poi fanno capo all'ambasciata, l'ambasciatore è uno, quindi l'Italia è rappresentata dall'ambasciatore a Washington, e i vari consoli nei vari paesi sono quelli che nelle varie città sono quelle che, a cui la comunità italiana di riferimento deve fare appunto riferimento per tutte le necessità di iscrizione in quanto residenti o le varie altre necessità, insomma. Quindi diciamo il console è sotto l'ambasciatore funzionalmente, per farla per renderla più semplice, ma hanno delle funzioni comunque diverse, però l'ambasciatore alla fine è quello che dà coerenza e che comunque rappresenta il paese, appunto come dicevo, presso il paese ospite. Il tirocinio, allora, dipende da dove, perché non ci sono tirocini ovunque, quindi la risposta più pratica è devi vedere quali sono i tirocini a disposizione per la tua università, proprio la risposta più pratica. Io non so come funziona, non seguo i tirocini oggi, però penso che ogni università abbia la possibilità di, abbia degli accordi poi col ministro degli esteri per alcune sedi. Penso che tutti e due, quindi non lo so se ci sono dei tirocini in consolato, perché è un lavoro molto più specifico per cui ci servono anche delle conoscenze un pochino più specifiche. Forse sì, e se fosse così sarebbero interessanti entrambi. Sicuramente un'ambasciata forse lo vedo più, per un tirocinante lo vedo, insomma, immediatamente mi verrebbe da pensare che è più... è forse più semplice inserire un tirocinante in un lavoro d'ambasciata, perché è un pochino più ampio, però se ci fossero dei tirocini in un consolato dipenderebbe molto da quello che ti interessa, che interessa la persona che ha fatto la domanda, quindi non ho una risposta univoca su questo, dipende un po' da quello che dall'interesse e da quello che c'è a disposizione. Sarebbero entrambi molto validi, sicuramente. Ok, in realtà hai già risposto anche ad altre domande che vedo nella chat. Un'altra che ci fa uno spettatore anonimo è: quale consiglio ti sentiresti di dare a chi svolgerà un tirocinio MyGUI? Quindi vuol dire che è già stato accettato, capisco questa cosa. E se consigli una pausa sabbatica dopo la laurea? Allora, per consiglio per il tirocinio, di prendere al massimo l'esperienza, di mettersi in gioco, di imparare al massimo, di osservare, poi con la consapevolezza che ogni esperienza è a sé, come dicevo, quindi non è detto che quell'esperienza sia rappresentativa poi di tutto l'arco delle funzioni e delle possibilità che poi in futuro il lavoro della carriera diplomatica potrebbe offrire, quindi con la consapevolezza che ogni esperienza è sempre abbastanza peculiare per il contesto specifico, per quello che ho detto, nel senso che dipende moltissimo dal paese, dipende moltissimo dal tipo di ufficio in cui si è messi, dipende moltissimo appunto se si tratta di un'ambasciata, un consolato oppure una rappresentanza permanente, o del ministero stesso, perché penso ci siano dei tirocini al ministero, il consiglio è sì di sfruttare al massimo l'esperienza, di cercare di assorbire quanto più possibile, perché comunque credo che sia per chi è interessato a fare questo tipo di carriera estremamente formativa, quindi e può aiutare a indirizzare, quindi è sicuramente importante. Per quanto riguarda l'anno sabbatico, non lo so, non mi sento entrare così tanto nella questione della scelta personale, dipende da qualcosa si cerca l'anno sabbatico. Penso se il concetto di anno sabbatico è utilizzare un anno per studiare per il concorso,
se si può fare questo, se c'è la possibilità, perché insomma si può non iniziare immediatamente a lavorare, si può dedicare un altro anno allo studio, è sicuramente importante perché dà più possibilità di affrontare il concorso con uno studio a cui si è dedicato quanto più tempo possibile. Se è per fare altre esperienze, per esempio all'estero, per esempio di lingua, anche comunque sono, potrebbero essere tutte esperienze che, come dicevo prima, in qualche modo poi aiutano. Quindi dipende molto dal percorso personale, da quello che si ricerca. Non c'è una risposta giusta, penso, su questo. Dipende. L'importante è fare quello che penso che si ritiene giusto in quel momento fare, perché non c'è una risposta, nel senso ci sono le esperienze che poi col senno di poi si capisce quanto sono state importanti, e nell'immediato forse non si aveva questa percezione. Insomma, dipende da te, ecco, non so chi ti ha fatto la domanda, ma può essere, bisogna valutare qual è l'obiettivo e può essere tutto assolutamente valido. Abbiamo molte domande, te lo anticipo, quindi c'è molta curiosità. Sabrina, che credo sia una studentessa perché ha una mail di studio.univo.it, quindi direi che è una studentessa, ti chiede se ritieni sia più opportuno fare un master di secondo livello o un'esperienza lavorativa e poi l'anno di preparazione alla carriera diplomatica. Come prima, non credo che ci sia, cioè invito veramente a non prendere quello che dico come qualcosa di definitivo, perché è tutto, dipende moltissimo dalle esperienze di ciascuno, dal percorso di ciascuno, e poi non c'è una ricerca. Già se vedo i miei compagni di concorso, ognuno abbiamo le esperienze molto diverse alle spalle, estremamente diverse. La base è stato studiare per concorso e passarlo, e la laurea ovviamente, però insomma, c'è chi si è laureato e non ha avuto altri tipi di esperienza, ha studiato per il concorso, l'ha passato e è entrato, c'è chi ha fatto veniva da un'esperienza lavorativa anche importante che ha deciso di lasciare. Quindi non c'è una ricetta. Sono fermamente convinta che le esperienze aiutano proprio a formare la persona e quindi poi indirettamente influiscono sul concorso. Le lingue nel concorso sono importanti, quindi dipende quanto anche uno abbia avuto nell'arco degli studi universitari possibilità di approfondire quell'aspetto. Ovviamente per fare il concorso serve una laurea magistrale, quindi se l'obiettivo è il concorso, credo che dopo la laurea magistrale si possa fare la scuola, il master di preparazione e provare il concorso. Se comunque c'è un interesse a fare un altro master, perché in ogni caso fa parte della formazione e, come dicevo, entrerà in un senso o nell'altro, comunque è importante anche tenersi varie strade aperte, perché il concorso è un concorso difficile, che è lungo e può essere scoraggiante quando non si passa. E non si può provare a vita, quindi a un certo punto quello che mi sento di dire è un approccio che non è facile, e lo so, ma un approccio importante per affrontare il concorso è non farlo senza tenersi un'altra opzione, anche solo, diciamo, per senza avere un'alternativa mentale, anche solamente per reggere psicologicamente alla pressione, perché altrimenti si rischia di entrare un po' in un circolo vizioso per il quale sono passati degli anni di preparazione, non si passa il concorso, non è stato fatto nient'altro, quindi ci sento un po' messi all'angolo. Invece affrontarlo anche con uno spirito un po' aperto, comunque un po' più sereno, sicuramente aiuta anche proprio a affrontare il concorso. Quindi anche qua dipende molto dalla persona, insomma. Grazie mille. Lei dice che lei sa che vuole assolutamente fare il concorso, allora forse è il caso che cominci subito piuttosto che fare un altro. Che aspettare. Ok.
Va bene, chiedo, volevo fare intervenire anche appunto gli amici di GiovaZoom. Ecco, Eccomi, c'è Eugenio ciao. Galli. Prego, Eugenio. Allora, noi siamo con GiovaZoom, siamo una redazione di giovani sostanzialmente che si occupano di comunicazione per l'assessorato alle politiche giovanili dell'Emilia-Romagna. E quindi sì, ci occupiamo di comunicazione e perciò di linguaggi anche. E allora volevamo chiederti, nel tuo lavoro hai viaggiato molto e ti sei sicuramente confrontata con tante lingue diverse. Che ruolo ha la lingua all'interno della diplomazia? Parlavi prima della regola del consenso e di un movimento verso un punto comune, anche tra stati diversi. E quindi che ruolo ha l'interpretazione del linguaggio, della parola propria e altrui nel plasmare il mondo in un certo senso? No, grazie mille per questa domanda, grazie, è veramente un piacere anche intervenire con la realtà che descrivi. La lingua è fondamentale, lo è penso sempre, ma questa, nella realtà diplomatica tanto più perché è proprio lo strumento principale che abbiamo quotidianamente in qualche modo, soprattutto come ben dicevi. Nel contesto multilaterale, ma in generale, perché comunque spesso e volentieri si tratta di inviare messaggi nel modo giusto per poter avere l'effetto giusto, quindi insomma è estremamente fondamentale e centrale. C'è una sorta di linguaggio che appartiene poi a ogni tipo di mondo specifico. E sicuramente qui alla NATO c'è un linguaggio molto specifico che bisogna imparare a conoscere, ovviamente la lingua di lavoro è tendenzialmente l'inglese, però non è solo lì, poi non è solo l'inglese in quanto tale, ma diventa proprio il linguaggio, diciamo, anche il gergo, che cosa c'è dietro ogni parola che appartiene a una specifica comunità e quindi la comunità diplomatica che si occupa di quello deve imparare ad acquisirlo. Questo è veramente tanto più nel multilaterale, tra l'altro, come dicevo, è interessante perché questo, il linguaggio, il linguaggio e questo gergo diplomatico ce n'è sicuramente uno di base, ma poi dipende molto dal tipo di contesto in cui ci si trova, quindi non è detto che. Sono sicura che quello che cui mi sto abituando adesso sia lo stesso. Che funzionerebbe alle Nazioni Unite o all'Unione Europea. Quindi è interessante ogni volta dover acquisire velocemente il linguaggio per poter appunto poi fare bene il proprio lavoro, ma è centrale assolutamente. E poi la diplomazia è proprio, l'essenza della diplomazia è proprio costruire, diciamo, costruire la pace attraverso il dialogo, no? Quindi è tendenzialmente costruire le relazioni tra i popoli e tra i paesi, gli stati attraverso il dialogo, quindi non c'è niente di più centrale che il linguaggio, però le tecnicalità che si nascondono dietro al linguaggio sono estremamente interessanti. No, mi chiedevo, hai parlato soprattutto appunto della lingua che si usa tra diplomatici, però prima raccontavi anche invece di esperienze in cui il tuo lavoro ti ha portata più a contatto, per esempio, con nazionali all'estero, che per esempio si trovano in carcere o la questione dei minori contesi a cui accennavi. Sicuramente, ecco, ci deve essere anche una lingua della diplomazia che poi sia traducibile in questi contesti rivolti ai cittadini comuni, tra virgolette. E allora volevo chiederti se ci siano delle difficoltà, quel classico burocratese con cui ci si può scontrare da cittadini e se ci siano dei modi invece che usate, che usi tu in prima persona per rendere accessibili queste informazioni a tutta la cittadinanza. Assolutamente penso che io non sono personalmente un esperto di comunicazione, ma ovviamente è un elemento essenziale poi che dobbiamo applicare quotidianamente nel lavoro e anche lì dipende estremamente dal contesto, perché ovviamente se devo scrivere un decreto non posso utilizzare un linguaggio diverso da quello giuridico, che altrimenti renderebbe probabilmente il decreto
non valido rispetto a o se devo emettere qualsiasi tipo di atto amministrativo, c'è un linguaggio amministrativo che l'amministrazione deve di per sé utilizzare, e poi c'è la capacità, il dovere di comunicare in maniera chiara agli utenti, ai cittadini, alcune informazioni necessarie che devono poter recepire. Quindi assolutamente ci deve essere uno sforzo di chiarezza, allo stesso tempo di correttezza, e dipende molto dal contesto, ovviamente, però assolutamente, nel senso, non vedo l'ufficio come l'ufficio per esempio consolare come un luogo, non deve essere un luogo inarrivabile con un personale che parla un linguaggio incomprensibile, no, assolutamente lo sforzo è quello nella comunicazione con i cittadini di essere estremamente chiari, e poi però ovviamente corretti poi nel contesto, insomma, questo chiaramente, e con lo stesso con la durità, quindi in Algeria poi c'era tutta una parte proprio invece con la parte algerina. Anche lì dipende molto da qual è la controparte, però lì è soprattutto importante utilizzare, conoscere la lingua, che è già comunque non è scontato, e io stessa non parlo parlo tendenzialmente due lingue straniere più una, un pochino, io parlo inglese, francese e un pochino d'arabo, però se andassi in un paese spagnolo non potrei interloquire in maniera adeguata, infatti non sono mai ancora stato in un paese spagnolo. Un pochino anche poi il lavoro diplomatico dipende anche molto da questo, perché ovviamente chi sa bene il tedesco magari è adatto ad andare a un certo punto a Berlino, ecco, però non è solo questo, ma questo è un elemento anche che viene preso in considerazione dall'amministrazione quando decide di spostare di appunto di dove mandare le persone. Però assolutamente è una e, però rispetto a quello che dici, quello che vorrei dire è che c'è un elemento di comunicazione amministrativa che appunto per certi versi su certi canali deve avvenire per forza in certe modalità, ma però si accompagna poi a un contatto con il connazionale, che è un contatto comunque diverso e che è volto a tendenzialmente alla chiarezza e alla comprensione, però poi c'è anche proprio tutta una dimensione sempre più importante in diplomazia, la comunicazione pubblica, che è una dimensione che sta crescendo tantissimo e che viene riconosciuta, quindi c'è proprio tutto uno sforzo, una riflessione, uno sforzo estremamente strutturato rispetto a questo, con appunto un utilizzo in maniera molto molto strategico dei social media, sempre di più. Quindi se ci fate caso, quasi tutte le ambasciate hanno un account Twitter, quasi tutte, laddove comunque utile allo svolgimento della missione, un account Facebook e sempre di più Instagram, e sono sempre di più degli strumenti che vengono utilizzati proprio per quello che dicevi tu, per comunicare in maniera chiara e laddove possibile evitando delle sovrastrutture che possono non essere efficaci all'obiettivo, e allo stesso tempo inviare in maniera più veloce dei messaggi chiari e comunicare quello che si fa in maniera più attiva, oltre a inviare delle informazioni utili che raggiungono più facilmente il connazionale o il cittadino. Quindi è uno sforzo sempre più che va di pari passo con quello che succede in altri contesti, ma che è sempre più assolutamente fatto in maniera consapevole. Grazie Eugenia. Allora, la nostra ora insieme è terminata, ma chiedo ad Alice se hai ancora 10 minuti. Abbiamo 3 domande in chat a cui puoi rispondere anche in maniera telegrafica. Quindi, allora, una ce la fa Michela, te la fa Michela, e ti chiede se tu potessi tornare indietro ai primissimi anni di università, cambieresti qualcosa, quindi faresti qualcosa di diverso? No, telegrafica. E che cosa invece consiglieresti di fare a chi si trova appunto nei primissimi anni di università?
anche io posso parlare della mia esperienza, che non è per forza un'esperienza che deve essere replicata o che sia universale o che per forza sia un esempio da seguire, insomma, però perché ripeto, poi è un percorso estremamente personale. Io ho fatto veramente uso di tutte le, perché sapevo, perché avevo voglia di andare, di andare all'estero e di buttarmi, insomma, in un contesto internazionale, a prescindere dalla scelta poi di intraprendere la carriera diplomatica, che come dicevo è venuta in maniera abbastanza naturale, però quella c'era come base, ecco, che è stato il nutrimento in qualche modo. E per quello che dico, che forse la passione è fondamentale, perché per me viene prima, poi il percorso si definisce sulla base anche di una passione forte rispetto in questo caso, appunto, alla carriera internazionale, all'internazionalizzazione. E io, sì, quindi ho fatto un anno, praticamente un anno accademico a Parigi, un semestre a Montreal. Da Montreal sono andata ad Amman, da Amman sono andata a New York, da New York sono tornata ad Amman, e tutto questo mentre facevo l'università, cioè facendo dei percorsi di, appunto, di scambio che l'università per fortuna mi ha permesso di fare, che aveva, e di tirocinio mentre studiavo, quindi, e poi di ricerca di tesi all'estero, cioè tutto quello che potevo prendere, ovviamente facendo di tutto per meritarmelo, e dandomi da fare, impegnandomi in quel senso, ho cercato di prenderlo, e questo per me è stato un arricchimento fondamentale, perché comunque il fatto di essermi laureata con già delle esperienze comunque all'estero alle spalle, delle esperienze di tirocinio alle spalle, mi hanno fatto sì che avessi già comunque un bagaglio che per me è stato importante e che non rinnego, e che per me è stato fondamentale, e quindi rifare le stesse identiche cose, assolutamente. Grazie mille. Allora, la domanda invece di Paolo, se consiglieresti un dottorato di ricerca post laurea in ottica carriera diplomatica? Questa è una bella domanda, perché per una mia propensione personale, in qualche modo, se c'è una cosa, ecco, forse c'è una cosa che rimpiango, ma non in ottica di carriera, ma in generale, è di non aver fatto un dottorato. C'è tempo, potrei farlo, chissà, ma perché a me la dimensione ricerca mi è sempre piaciuta tantissimo, ed era il percorso che avrei intrapreso se non avessi passato il concorso, avrei cercato di intraprendere se non avessi passato il concorso, probabilmente. Di nuovo, la carriera diplomatica è estremamente diversa, diversificata, i background sono diversi, c'è chi ha un background legale puro, chi ha un background amministrativo, chi ce l'ha più politico, quindi poi ovviamente tutti dobbiamo adattarci a fare tutto e apprendiamo a fare tutto, però dipende, insomma, non c'è di nuovo una ricetta. Però se tu, Paolo, se sai che vuoi fare il concorso, farlo dopo il dottorato, non lo so, nel senso, perché comunque per il concorso bisogna prendersi il tempo per studiare apposta per quello, e se si intraprende un'altra strada, poi magari è più difficile fermarsi, provare a fare il concorso, rientrare, oltre al fatto che c'è un limite di età, mi sembra, non voglio, controllate, però dovrebbe essere rimasto a 35 anni, con delle eccezioni in caso di insomma, se si viene in altra amministrazione, altre eccezioni, che adesso non mi dilungo perché magari dico le cose sbagliate, però quindi è anche in un'ottica di carriera, comunque forse prima si comincia, ma, insomma, è più semplice in qualche modo, però però non c'è anche su questo una ricetta, c'è chi aveva intrapreso un'altra strada e poi ha deciso invece di provare. La differenza secondo me sta nel, se tu sai che ci vuoi provare, meglio il prima possibile, con studi freschi, e anche perché il concorso è molto generalista, cioè è molto specifico ma molto generalista, quindi non è
lo stesso tipo di preparazione, una preparazione molto di ricerca in qualche modo. Quindi cioè, se si intraprende una strada e poi si cambia idea va benissimo, se si sa già che si vuole fare forse è meglio, siccome può prendere anche molto tempo, forse è meglio iniziare subito. Però, insomma, di nuovo, non c'è una ricetta. Una ricetta con le dosi precise, con i grammi consigliati. Va bene, l'ultimissima domanda e poi ci lasciamo. Da Jacopo, che ti chiede qual è stata la materia più ostica al concorso diplomatico avendo tu fatto il SID. Ma alla fine tutte, perché nel senso non me ne ricordo di una più ostica, forse economia, forse diritto, perché comunque sì, ho fatto un esame di diritto internazionale, però non è che chissà quanto insomma poi avessi approfondito di più oltre a quello. Però in generale tutte, perché il concorso è molto particolare, il programma è vastissimo e la modalità del concorso è estremamente particolare quando si arriva agli iscritti, perché è un tema che bisogna saper strutturare, che può uscire su una serie infinita di argomenti, non tutti per forza manualistici. Quindi ci vuole una capacità proprio di affrontare il tema a prescindere dall'argomento, che si acquisisce con la pratica, e e poi anche una capacità, una flessibilità a srotolare, diciamo, qualsiasi tipo di argomento, anche se non per forza se si è perfettamente, perché tutto non si può sapere. E allo stesso tempo però bisogna sapere il più possibile, perché se no insomma non si sa che scrivere. Quindi, e le casistiche sono infinite, quindi cioè anche avendo studiato poi ci vuole una preparazione specifica per il concorso, che non è per forza esaltante, però è necessaria ed è soprattutto fatta di studio, di applicazione, proprio di esercizio e studio quotidiano. Io credo che l'anno del concorso non c'è stato un giorno in cui non ho studiato, penso. Cioè, giusto per dare un'idea, che non c'è la ricetta magica, studiare e applicarsi, quello sì, sicuramente. Benissimo, quindi grazie mille, sono le 6:15, grazie mille Alice per la tua pazienza, per esserti allungata ancora di questo quarto d'ora, e grazie a tutti, grazie a Silvia per averci aiutato, portato per mano fino qui, e grazie a tutti di nuovo per averci ascoltato. Quindi vi aspettiamo al prossimo appuntamento a Cesena, quindi con Federico Garcea. E buona serata a tutti. Grazie mille. Ciao, grazie. Ciao. Ciao.